Ci siamo tutti? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, dovrebbero esserci anche Livia e Dalmasso, se ci siete battete un colpo. Mi sentite? Mi sentite? Tu mi senti? Io ti sento benissimo. Io sento benissimo. Perfetto. Quindi se tutti sentiamo benissimo, vedo... Vedo degli audio disattivati, se volete riattivare l'audio per fare un buongiorno, se no io procedo. Procedi. Dateci un segno se ci sentite. Buongiorno, buongiorno Lucia. Perfetto, benissimo. Buongiorno Michelangelo, sono buongiorno. Il mio Mencarelli. Sì. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. In questo tempo d'autunno il Piemonte è la seconda regione che mi viene in mente quando guardo l'esterno. Sto benissimo. Sto benissimo ed è un piacere poter ascoltare e vedere anche. Quindi è una cosa molto bella. Grazie per quello che fate. Grazie. Grazie a voi perché sono i vostri stimoli. Poi, e Lucilla, le vostre domande che... Dimmi. Lucilla, stamattina ho detto magari se mi capita intervengo. Però dopo, in riflessione, ho pensato che ci si guadagna tanto a volte anche a stare in silenzio, perché tutti ti parlano e tutti ti raccontano qualcosa. A volte quando parli succede di dire qualcosa di più. E allora si perde una parte di quelle persone che magari vorrebbero raccontarti qualcosa, ma dicono, ma non glielo dico, perché prima ha detto qualcosa e mi sta antipatico. Quindi a volte nel silenzio un po' ci si guadagna. Benissimo, allora facciamo subito, come si diceva nelle assemblee di scuola una volta, la mozione d'ordine. Io propongo, se siete d'accordo, di fare in questo modo. Adesso ci raggiungeranno Livia e Alessandro, che mi hanno appena messaggiato dicendo che sono pronti. Quindi se avete delle domande, in modo da non interrompere il discorso di Alessandro, io vi invito a metterle in chat. Io ne prenderò nota e poi le rivolgerò man mano se sono urgenti subito, altrimenti le facciamo poi alla fine dell'incontro. E poi alla fine potremo magari fare un momento di interattività in cui potrete rivolgere la domanda a tutti quanti, in modo che così non si possa sfruttare in pienissimo il tempo che Alessandro ci sta regalando. Quindi in attesa che loro si connettano, io comincio a parlare delle cose che ci riguardano. Innanzitutto buongiorno e benvenuti nel caso qualcuno si fosse connesso adesso. So che ci sono delle classi intere che assistono a questo incontro, quindi siamo molti più di quanto sembriamo e la cosa ci fa estremamente piacere. Come sapete questo è un incontro, quello che noi chiamiamo propedeutico, però il propedeutico ci piace, quindi la mettiamo dappertutto perché porta fortuna. Alla seconda edizione del premio Pasticceria Giovani, però come tanti mi hanno domandato non è rivolto soltanto a chi vuole partecipare a questo al concorso che si svolgerà, lo ricordo, a marzo, il 21 e il 22 marzo in presenza facendo tutti gli scongiuri del caso. Noi siamo sempre pronti ai piani B, ma speriamo di non dover usare i piani B perché veramente ci mancate oltre ogni dire. Quindi è propedeutico a questo concorso, ma non solo, perché voi che sicuramente avrete letto con estrema attenzione il regolamento che abbiamo mandato la settimana scorsa, una decina di giorni fa per la precisione. Avrete visto che la protagonista del prossimo concorso è la pasta frolla, quindi la pasta frolla è una delle preparazioni di base della pasticceria e quindi questo è un discorso che interessa non solo chi vuole partecipare al premio, ma interessa chiunque si interessi di pasticceria. È una di quelle cose che quando senti un profano ti dice: è una preparazione stupidissima e semplicissima. Bugia.
è semplice perché ci sono pochi ingredienti, non è semplice affatto perché è il modo in cui questi ingredienti vengono combinati che fa la differenza tra una pasta frolla ottima e una schifezza gommosa, dura, immangiabile, quel che l'è. Quindi mi viene in mente in questo momento il libro che abbiamo fatto con Livia e con Giuseppe Amato, proprio le parole di Giuseppe Amato che diceva che quando lui andava a scuola il suo incubo per molto tempo è stato proprio la pasta frolla e quindi ci è riuscito dopo infiniti tentativi. E questo credo che si applichi a tutti i pasticceri. Detto questo, io al momento, se avete delle domande tecniche rispetto alla pasta frolla, ovviamente questo, o rispetto al discorso di pasticceria, queste le giro naturalmente poi ad Alessandro. Per tutte le domande di tipo organizzativo, logistico, noi siamo più che disponibili a rispondere qui o anche in seguito. Vi invito, come già vi dicevo, ad approfittare poi di Alessandro oggi proprio perché, viste i suoi nuovi titoli e la sua meritatissima gloria, è chiaramente molto molto più occupato di quanto già fosse molto occupato prima. A questo punto ne approfitto anche perché con noi abbiamo degli amici storici e delle new entry, e tra gli amici storici c'è Carlo Toso, che è in rappresentanza di Fructital, che è una delle aziende che ci sostengono nel modo più puntuale, efficiente, oltre l'esasperazione, perché Michelangelo sa benissimo quanto Carlo sia disponibile e mette a dura prova la sua disponibilità. Quindi se Carlo, mentre aspettiamo che si connettano Livia e Alessandro, vuole farsi un saluto, sei il benvenuto. Bene, intanto grazie dell'ennesima opportunità. Sono assolutamente d'accordo con lo stalking che Michelangelo fa abitualmente, ma so che lo fa un po' con tutti, per cui non lo prendo come una cosa personale, anzi condivisa. Noi come Fructital, lo sapete bene, ma tutti noi ormai l'abbiamo capito, seguiamo molto i giovani. Salto un attimo a un argomento diverso. Ieri ho avuto modo di assistere a uno spettacolo teatrale, il primo dopo un po' di tempo, di Arturo Bracchetti. Arturo Bracchetti è un personaggio italianissimo, conosciuto in tutto il mondo, e in questo spettacolo c'erano le due situazioni che assolutamente coinvolgono tutti noi in quanto italiani. Abbiamo la capacità di essere magnifici nell'inventiva, nel sogno, e abbiamo anche la grande capacità poi di saperlo organizzare. Questo è proprio l'aspetto che spinge noi, e ieri ne ho avuto la riprova, a dare una mano a tutti coloro che stanno facendo crescere le nuove generazioni. Siamo italiani, abbiamo inventiva, abbiamo fantasia, ma abbiamo anche la grande capacità di prepararci e presentare dei spettacoli come quello che ho visto ieri, senza far trasparire il fatto che ci sia dietro un'organizzazione eccezionale ed eccellente. Questo è un po' quello che fanno tutti i vari docenti con i giovani, no? E dal Masso ne è effettivamente una recentissima conferma di quanto poi in ambito nazionale e internazionale abbiamo la capacità di portare il nostro estro, la nostra creatività a livelli in cui le altre nazioni probabilmente fanno un po' più di fatica. Un altro anno, colgo solo l'occasione per dire ancora questo e poi taccio, compiamo i 100 anni e devo dirvi che abbiamo preparato un po' di iniziative interessanti, di cui un video all'interno del quale la rappresentanza di tutte le classi dei giovani, abbiamo inserito anche un pezzo proprio dedicato al coinvolgimento della scuola all'interno di questa nostra crescita, il nostro questo cammino. Per cui ringrazio ancora tutti dell'attenzione, della pazienza, e ancora un grande in bocca al lupo e un grazie a tutti i docenti e a tutti voi che fate così tanto per far crescere i futuri pasticceri e gelatieri. Grazie Carlo, come sempre. Io vedo che si stanno susseguendo un po' di scuole, che saluto la scuola di Dronero, Tor Carbone di Roma, un saluto
c'è anche Anna Semino sempre di Fructital, c'è la scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa di Mineo e la professoressa Cudè che mi prende un momento personale perché la professoressa Cudè anche oltre a essere una grandissima insegnante è anche una stimata autrice di poesie e quindi colgo l'occasione per ringraziarla pubblicamente della sua nuova opera, della sua nuova silloge poetica che ci ha mandato quest'estate che abbiamo letto con enorme piacere. Quindi veramente grazie, questo sta a indicare anche proprio la ricchezza degli insegnanti come persone e come persone di cultura, oltre che come professionisti della cucina. Il fatto di occuparsi anche di cose molto diverse vuol dire che sanno arricchire il loro lavoro con degli stimoli e con degli apporti che aggiungono metodologia, aggiungono ricchezza anche dal punto di vista culturale. E voi sapete che il punto della cultura per noi è un punto centrale. È un punto centrale perché senza la cultura non si va da nessuna parte. Quindi bisogna saper fare, ma sapere conoscere le materie prime, avere gli strumenti per comunicare anche quello che si fa. E sotto questo punto di vista, dico due, poi si tornerà magari sull'argomento più avanti, parliamo brevemente del regolamento. I nostri regolamenti sono stati definiti in vari modi, quello che probabilmente molti vogliono dire che sono di una noia mortale, lunghissimi e illeggibili no, perché sono ben formulati, questo ce lo devono riconoscere, però sono molto lunghi ed estremamente dettagliati. Noi lo facciamo apposta, sia perché siamo un po' sadici e vogliamo mettere a dura prova la vostra pazienza, ma anche perché noi vediamo chi partecipa ai nostri concorsi come un professionista in divenire. I professionisti devono saper leggere i regolamenti, devono essere in grado di decodificare quello che hanno davanti. Quindi noi forniamo tutte le indicazioni affinché i ragazzi che partecipano ai nostri concorsi lavorino nel modo più professionale possibile. Ricordo sempre un incoraggiamento che ci venne da Eliseo Tonti che raccomanda a tutti i partecipanti a tutti i concorsi di leggere e studiare il regolamento di ogni sua concorso. Sento un gran fracasso. Proprio perché leggere il regolamento è pericoloso. Io chiederei a chi sta facendo fracasso di smetterla, grazie. Voglio capire se si può aumentare il volume, se no vai te, prendi su di corsa a piedi, vai là da lei, gli dici oh, alza un po' la voce. Sì, ho capito. Buongiorno Lucilla, buongiorno a tutti. Ciao. Chiedo a buongiorno, tutti di Livia, spegnere l'audio, di capire spegnete chi... i microfoni. Io ho disattivato, saluto anche l'Istituto Colombatto che ci ospiterà a breve. Voi avete sentito che io ho iniziato a parlare di regolamento. Stavo dicendo che noi abbiamo questi regolamenti molto lunghi e molto dettagliati perché sono fondamentali. E su questo voglio agganciarmi anche a voi e quindi a questo punto vi do la parola perché so che anche la lettura fondamentale del regolamento è stata un elemento e non secondario rispetto alla vittoria del campionato mondiale di pasticceria da parte della squadra italiana. Quindi quello è stato un componente importante. Io a questo punto sto zitta, lascio la scena a voi due che praticamente siete il campionato del mondo di pasticceria, oltre che l'onore di essere coinvolti nelle attività di PS soci fondatori, perché abbiamo Alessandro Dalmasso che è il coach e l'anima della squadra italiana campione del mondo, ma abbiamo Livia Chiriotti che ha altrettanti meriti, perché tu da sempre sei l'anima, lo spirito, l'incoraggiatore principale e proprio veramente dal punto di vista culturale e del pungolamento
e dell'incoraggiamento sei altrettanto centrale rispetto a Dalmasso e a tutti gli altri. Quindi a voi. Lucilla, posso interromperti un attimo? Prego. Prima di... semplicemente per un refuso. Anna Semino, che tu hai salutato all'inizio. Sì. Se no poi buongiorno. Me la fa pagare a me come stipendio. Lavora per la Frascheri, per cui non vorrei che poi dopo mi chiamassi e mi dice ma allora il primo stipendio non è mai arrivato, per cui... Avete sì, ragione. Buongiorno. Perché siccome siete sempre assieme, io ormai vi confondo. No, non dire così, perché è tendenziosa questa cosa. Parlavo di te e di Andrea Frascheri, veramente. Bravo. Appunto. Sì, tra l'altro, se posso dire proprio due parole. Prego. Andrea Frascheri ha sempre il piacere di partecipare a queste iniziative. E purtroppo appunto in questi giorni, anzi oggi era in viaggio e quindi mi ha delegato e faccio le sue veci e porto un saluto quindi da parte sua, assolutamente un augurio a tutti da parte della Frascheri. Grazie e ancora, mi scuso, ma io tanto le mie dosi grazie le devo fare tutte le volte. Grazie anche a Frascheri come a Fruttital e adesso Livia e Alessandro, tutto vostro. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie ai partner anche presenti e grazie a tutte le scuole che sono in questa diretta. Io mi trovo ad Avigliana, ovviamente, nel laboratorio di Alessandro Dalmasso, che adesso sono anche obbligata a chiamare campione del mondo, con grande piacere. Alessandro va benissimo. Ciao a tutti! Ciao, sei il nostro ragazzo semplice di una volta. Buongiorno! E, eccoli tutti. Ciao, quanti. Ciao Michelangelo! Un saluto corale a tutti, perché adesso bisogna mettere le mani in pasta. Bisogna subito mettere le mani in pasta, perché voi sapete che le nostre masterclass sono molto operative. Quindi io mi permetto di girare lo schermo, perché sono molto meno interessante di quello che andrà a fare Alessandro, che è coadiuvato da Alessia. Buongiorno Alessia. Giovane talento. E quindi siamo molto fieri, diciamo che la squadra di Alessandro Dalmasso qua da Avigliana è veramente giovane e anche con enorme quota rosa, quindi più di così 90% 90% di quota rosa, ma da sempre questa è una prima che se ne parlasse, che andasse di moda, diciamo così, via. Quindi sì, tu hai citato ovviamente questa grande conquista di Lione, che dimostra tutto il sistema della cultura, del lavoro di squadra e degli approfondimenti, anche dei regolamenti, come dicevi tu, perché come priorità anche Lione richiede un'analisi serissima e a multifaccia del regolamento, che oltretutto viene fornito in inglese e francese, quindi c'è anche un lavoro della corretta traduzione dei termini e di tutto ciò che è sottointeso, perché il regolamento va studiato in ciò che esplicita e in ciò che non esplicita, vero Alessandro? Assolutamente, tanto scusate, ma io tanto mi tolgo questa per poter parlare. Così capite meglio anche. Allora. Beh, abbiamo citato il campionato del mondo come presidente del Club Italia, lasciatemi salutare i campioni del mondo Lorenzo Cuca, Massimo Pica, Andrea Restuccia, che tra l'altro erano già stati anche ospiti del concorso dell'associazione PS a Torino e quindi hanno un bellissimo ricordo. E il gruppo di allenatori, Emanuele Forcone, Francesco Bocce, Fabrizio Donatone, già campioni nel 2015, hanno voluto insieme a me rimettersi in gioco per una nuova sfida. Questa volta abbiamo alzato l'asticella e siamo passati avanti alla Francia tutti insieme. Questo forse è l'unico sistema per veramente far volare il sistema Italia e stare uniti e trasmettere la propria esperienza da chi ha qualche anno in più e qualche capello in più a chi ha l'esuberanza giovanile, dove tutti insieme con le idee e i progetti si fa veramente dei lavori straordinari. E questo è un lavoro che dovete fare voi in classe, secondo me. Su questo progetto dovete non pensare di essere unici, pensare di avere voi la chiave del successo, ma saper ascoltare sia i professori e sia i vostri compagni di classe, perché mettendo insieme tutte le idee, ragionando, veramente si può dare un valore aggiunto. Dato una matematica, uno fa uno, uno più due, tre, quattro e cinque è una somma maggiore. Quindi, ragazzi, è ora di lavorare, mettetevi in pista per questo bellissimo concorso. Infatti, colgo l'occasione per interromperti un momento. Proprio a proposito del regolamento, noi insistiamo nel regolamento
sul fatto che la partecipazione materiale al concorso è individuale, nel senso che ci sarà un solo ragazzo o ragazza per scuola a partecipare, però questa persona lavorerà come rappresentante della propria scuola e noi insistiamo affinché il lavoro che fa, il progetto che porta, sia il risultato di un lavoro collettivo, di gruppo, di classe, a seconda dell'organizzazione dei singoli insegnanti, dei singoli istituti, ma deve essere un lavoro di gruppo e di studio, perché è un lavoro che deve portare alla formazione e alla crescita culturale e professionale di tutti. Il fatto che questo sia successo nel corso degli anni è provato anche dal fatto che magari se c'è un ragazzo che doveva partecipare, il concorrente che doveva partecipare ha un problema improvviso, è stato a volte sostituito da un altro ragazzo che aveva partecipato allo stesso progetto e che quindi è in grado di fare lo stesso lavoro, perché il lavoro che poi fa uno lo deve poter fare un altro, proprio perché si tratta di una crescita comune. E tant'è vero che infatti i premi noi li diamo al singolo, ma anche e soprattutto alle rispettive scuole. Quindi hai fatto benissimo a ricordare questo elemento, perché è un punto fondamentale e dirimente. A te di nuovo la palla. Benissimo. Allora, adesso iniziamo. Abbiamo appunto questo tema della pasta frolla. Io oggi andrò a darvi un po' l'esempio di quello che può essere un punto di partenza di un pensiero nuovo, dove bisogna sviluppare, di un progetto nuovo, da che parte si inizia per arrivare in questo caso a fare il concorso. Pasta frolla, abbiamo chiesto un dolce da viaggio e io oggi opterò per fare due procedimenti. Uno sarà una frolla tricolore che avevo ideato un paio di anni fa anch'io avevo i miei compiti in classe, quando tanto saluto i miei colleghi di AMPI, Accademia Maestri Pasticceri Italiani, per un simposio dell'AMPI c'era da fare una frolla innovativa e mi ero dedicato a questo progettino. Allora era una monoporzione, però voglio dire la declinazione in torta o in mignon è la stessa cosa, e avevo pensato di fare questa frolla a tricolore, dare un tocco di innovazione, di geometria, di estetica in più, ovviamente prima di assaggiare il prodotto che dovrebbe essere la massima espressione della bontà, quindi prima pagarci con gli occhi e poi con il gusto. Allora, frolla tricolore. Io tra l'altro faccio vedere anche, prego, mi ripasso la mia ricettina che ho messo sul libro. Andremo a fare una frolla al lampone, ecco, questa era composta praticamente da una frolla bianca alla vaniglia, una frolla al lampone e una frolla al cacao. Io per farvi vedere il procedimento vi faccio vedere la frolla al lampone, che magari può incuriosire se qualcuno vuole lavorare con una frolla con delle purè di frutta o quant'altro, sempre riguardo un concorso giovani. Allora, adesso per questo punto. Qua ha preparato tutto quello che serve. Allora, intanto iniziamo, permettetemi il giro dell'isolato. Okay. Iniziamo col dire che opteremo per un impasto tradizionale della pasta frolla. Tradizionale cosa vuol dire? Che andremo a mettere burro e zucchero come primi ingredienti. Scorza di limone. Ecco, hanno grattugiato prima il zest. Il discorso degli oli essenziali volatili, di lasciare assolutamente la massima espressione del gusto all'ultimo momento. Ecco, ne approfitto anche qui per una piccola annotazione mentre guardiamo Alessandro che lavora. Un'altra delle specifiche del nostro regolamento, in questo modo così metteremo l'accento varie volte su vari punti. Noi in questa edizione abbiamo specificato che non è consentito l'uso di sostanze di sintesi e surrogati. Questo significa quindi no vanillina, no margarina, no tutti i prodotti al sapore di. Invece tutto quello che sono ad esempio oli essenziali sono assolutamente consentiti. Scusa l'interruzione. Nessun problema. Allora, in questo caso, come da ricetta è segnato, abbiamo utilizzato uno zucchero semolato finissimo. Il cristallo dello zucchero è importantissimo. Per questa ricetta
ho utilizzato questo, che mi dà assolutamente una frolla che non è finissima, leggermente. Leggermente più strutturata, ok. E poi dopo, dicevo, faremo un altro procedimento, un'altra preparazione con uno zucchero a verde. Intanto, allora, qui abbiamo il limone, foglia, andiamo a girare. Allora, il burro qua deve essere sempre freddo, dai 6 ai 10 gradi. E dipende anche quando lo togliete dal frigo, se mettete giù il blocco intero ovviamente prenderà tutta la temperatura di 3-4 gradi del frigorifero, quindi lo tagliate a fettine o a pezzettini e subito si prende un po' di temperatura e si riscalda, quindi va benissimo. Deve essere sempre una consistenza molto plastica, non usate burri a temperatura ambiente. Vedete che passiamo, media velocità, intanto io prendo l'altro ingrediente. La velocità è media, sì. E adesso arrivano gli altri ingredienti. Allora, qua il latte, in questo caso abbiamo purea di lamponi, zucchero latte al 10%, una parte di latte, poi anche queste ricette le potremo poi pubblicare direttamente. Qui abbiamo la farina debole con il baking che vedete qua. Non arrivo, ok. Adesso mi passo un tarocco Alessia per favore. Il baking lo utilizzo soprattutto con le frolle. Questa possiamo chiamarla una frolla magra, dove su un chilo di farina, 300 grammi. Il baking aiuta a aprire un po' la velatura della pasta a fine cottura. Chiedono la purea di lampone, abbiamo detto, con mescolata con latte. Allora, qui abbiamo taroccato intorno la macchina perché ci si possono formare dei grumi di burro, deve essere tutto omogeneo. Il procedimento è veramente veloce, per non far scaldare la massa. Ok. Mettiamo la schetta. Purea di lamponi con il latte, quindi non abbiamo in questo caso, in questa frolla, come potete notare, non ci sarà né tuorlo d'uovo né albumi. La farina per ruotarla meglio in macchina, abbiamo messo una carta. Farina e baking. Poi se la controlliamo e non andiamo a fare qualche altra preparazione, possiamo aumentarlo leggermente, la guardiamo a vista la pasta. Se magari dovete preparare qualche altra cosa, in laboratorio soprattutto, lasciatela bassa per non rischiare di farla lavorare troppo. Dovete sviluppare maglia glutinica sulla farina, anche se è una farina povera, essendo una farina debole, però con i liquidi, se la fate lavorare troppo, inizierà a formarsi la maglia glutinica e quella rimane la solita problematica della frolla, dove non si sbriciolerà più, ma diventerà veramente, io dico, quasi un pezzo di legno. È per assurdo, è una prerogativa. Voi pensate, meno elastico, più friabilità, quindi meno lavorate, giusto ovviamente, e più hai friabilità.
adesso di nuovo ristacchiamo. Ecco, intanto io vi racconto, perché questo ci va 2 o 3 minuti, il discorso di creare appunto questa frolla tricolore, ci andava, sentite, c'è un po' di, siamo in classe, da reality veramente. Sì. È bellissimo, mi fa tornare giovane sentire le voci della classe. Dicevo, l'idea della frolla tricolore, di partenza avevo bisogno di una frolla alla vaniglia che tendesse comunque a non prendere troppa colorazione in cottura, perché sennò il distacco dei colori tra il cacao, il lampone e l'altra frolla sarebbe stata minima. Per accentuare questo, allora ho optato per non utilizzare nell'impasto né i tuorli e ne parla anche a un po' scarica di zuccheri, il minimo indispensabile purché la ricetta sia bilanciata. Questo mi permette di avere una colorazione leggera in cottura e non accentuare sul rossiccio. Chiedono se si può fare anche coi tuorli. Certo, ma una frolla coi tuorli, certo che si può fare. C'è anche l'impasto degli ovis coi tuorli sodi. Il discorso è che il concetto, quando hai un progetto che dici io voglio fare questo, la mia idea era fare una frolla a tricolore, quindi A, devo avere 3 colori, B, devo accentuare il distacco cromatico tra quella bianca, quella a lampone e quella a cacao. E ovviamente il discorso cromatico, vedete, in questo caso il discorso cromatico, come la ricetta nel libro, c'è su tutta la preparazione un grammo di colore che va a fissare la purea di lamponi, che sono 150 grammi. Questo perché in cottura, se no, tendeva sempre a diventare un po' bruno. Quindi un minimo, il compromesso minimo per aiutare a tenere la colorazione è inserire questo grammo di colore. Attualmente sto anche utilizzando una polvere di lampone disidratato con un nuovo procedimento di un'azienda estera che mi hanno dato a testare, mi sta dando dei buoni risultati. Comunque sia in cottura devo sempre lasciare questo minimo percentuale per avere una stabilità cromatica sull'impasto. Allora, questa è la consistenza. Adesso la nostra frolla la metteremo in una pellicola per non farla seccare e poterla mantenere. Allora, con questo io ho fatto la preparazione a lampone, farò vedere, avevo preparato già le altre parti prima per poterle fare riposare e lavorare, quella al cacao e quella alla vaniglia. Quindi ripetete l'operazione con la ricetta che vi manderemo, che Lucilla vi manderà appena terminata la nostra mattinata. Il regolamento l'hanno tutti ricevuto e sicuramente lo sanno già tutti a memoria. Tutte le ricette che stai facendo, io faccio un attimo di spot pubblicitario, si trovano nel tuo meraviglioso libro. Sì, ma guarda, è un piacere anche fargli una foto e inviarla, giusto così possono provare questa ricetta, si appassionano, vedono che insomma quello che c'era scritto. Ecco, dove lo poni? Allora, abbattitore positivo, un frigorifero comunque. Io vi faccio vedere, qua avevamo impastato le altre. Quella di prima, la bianca e la vaniglia, vedete come il colore, non avendo tuorli, rimane veramente pallidino già dall'inizio. Ok. Allora. Ovviamente Alessandro si è preparato tutto prima in modo da portare avanti tutti gli step in maniera fluida. Consistenza. E a posto, iniziamo a preparare. Allora. Quanto va fatta riposare, chiedono? Ma almeno in abbattitore positivo un paio d'ore, un'oretta e mezza, va bene. Un po' più. Se no in frigorifero, poi passatela anche alla sera, pomeriggio tardi per il giorno dopo, senza forza, anche perché qui parliamo comunque di impasti piccolini, quando li facciamo in produzione sono 10-15 kg, quindi capite che gestirli diventa più difficile. Dategli il tempo, vi programmate il lavoro alla sera, invece per il concorso, potete anche prepararlo al mattino dopo un paio d'ore.
è pronta. Adesso aspettiamo. Ecco, ribadiamo perché l'hanno chiesto, che anche per la frolla al cacao e per quella bianca il procedimento è lo stesso. Sì, assolutamente sì. Il procedimento è lo stesso. E ovviamente ho optato per una frolla con lo stesso procedimento perché deve avere un'omogeneità quando andiamo poi a assemblarle. Strutture diverse ci darebbero dei problemi. Magari sarebbe bellissimo poter anche avere una croccantezza diversa, una struttura diversa, ma non si può lavorare così sul piccolo. Magari bisogna pensare allora a una frolla a bande larghe dove tu evidenzi veramente due strutture, due tipologie di frolla abbinate, però è un altro discorso. In questo caso qua, siccome andiamo a stratificarle, sono veramente bacchettine piccole, non avrebbe senso, ci darebbe problematiche al momento di utilizzarla. Ecco, ti faccio io una domanda generale. Quindi abbiamo visto il tema di questo concorso sarà la frolla con la quale dovranno fare una torta da viaggio, anzi ne dovranno fare tre, di cui due identiche, e poi più avanti spiegheremo. Quindi tu adesso hai dimostrato che si può fare frolla praticamente in tutti i modi, insomma, per ottenere diversi effetti, colori, eccetera. C'è un consiglio generale da dare a tutti nella lavorazione della frolla, indipendentemente da quale tipo di frolla sceglieranno e che tipi di aromi o di colori sceglieranno di metterci? Che sia buona. Questo è l'unico consiglio che mi sento di dare, ragazzi. Fate qualcosa di buono, perché se fate qualcosa ed è molto bello ma non è buono, dovete abbandonare il progetto o cambiarlo, lavorarci su. Però se vedete che andando avanti è sempre molto bello, è sempre più bello, ma non è mai buono, ragazzi, torniamo indietro, perché c'è qualcosa che non funziona. Ripeto, le due componenti devono assolutamente viaggiare insieme, il buono e il bello. Questa è la prerogativa della pasticceria, e questa, ahimè, è anche la parte più difficile. Sennò quante cose belle ci sarebbero, o quante cose buone ci sarebbero ma non belle. È un po' l'evoluzione e il rinascimento, secondo me, della pasticceria. Si manda al consiglio che date sempre a tutti, cioè assaggiate le cose che fate, perché ci capita sempre di avere dei prodotti che sono anche molto carini, che però il candidato non ha assaggiato mentre lo faceva. Quindi assaggiateli. È una cosa banale, forse... ma... No, hai ragione. Forse, oltretutto, più che assaggiateli, fateli assaggiare. Perché assaggiarli, a volte uno, chi produce, chi prepara qualcosa, pensa a proprio gusto di fare un lavoro straordinario, e invece ahimè, quando inizia a farlo assaggiare è un po' un boomerang che torna indietro. E la parte più difficile è accettare che qualcuno ti critichi qualcosa che hai fatto. Però se la maggioranza critica, è un po' la legge della giuria, ripeto, in un concorso è quella, c'è una parte di giuria, e se tutti concordano che hai fatto un buon lavoro, si può essere gratificati. Se invece iniziano a essere 50-50, c'è qualche problema. Se tutti dicono no, mi dispiace, tu puoi continuare a tenere la tua opinione, ma il risultato è quello che conta. Leggo qua una domanda. Per quella al cioccolato ho usato il cacao in polvere o il cioccolato? Cacao in polvere. Infatti, sì, proprio prima l'ho detto, frolla al cacao. Nel caso volessi usare cioccolati di copertura, utilizzarli sciolti, magari mescolati con una parte di altra materia grassa che sia all'interno della ricettazione. Panna, burro, dipende che tipologia, che sono veramente infinite le variabili e le varianti che si possono ottenere. Allora, qui andiamo a ammorbidire leggermente il primo impasto. La frolla bianca, questa per poterla laminare. Ancora un attimino. Allora, intanto leggendo le domande, anzi vi ricordiamo di farne tante perché è il momento giusto, per le ricette, come ha detto Alessandro Dalmasso, lui condividerà poi attraverso ovviamente Associazione PS queste ricette che sta esplicando, che si ritrovano anche nel suo libro La grande piccola pasticceria di Alessandro Dalmasso. Chiedevano anche i tuorli da cosa vengono sostituiti. Beh, allora, nel caso di,
di quella rossa come parte grasso e liquido va bilanciato col burro e viene sostituito con la purea di lampone, che ovviamente non è grasso, ma è la parte liquida. E anche la vaniglia, se è estratto o baccello? Baccello. Sì, l'importante è che non sia vanillina. No, vanillina no. Penso che l'ultima vanillina l'avrò vista negli anni Ottanta. Poi, per carità. Il problema è che te la lasciano in commercio, quello. Certo. E poi c'è una domanda che però non ho ben capito. L'inserto può essere una gelée? Non capisco se si riferisca alla torta finita o alla pasta frolla. Domanda di Valentina Chiabrando. Allora, no. A riguardo a che cosa? Scusa, Lucilla, il regolamento? Non ho capito se si riferisce al prodotto finito o alla frolla. Allora magari tanto potrà riscrivere, così ci chiariamo un po' l'idea, posso rispondergli. Oppure sì, intanto che Valentina specifica la domanda, c'è un'altra, chiede se questi tipi di frolla si possono fare anche a mano, cioè senza planetaria. Sì, dipende dalle quantità, assolutamente sì. Se facciamo un minimo di pasticceria, non facciamo nomi di aziende, ma planetari da cucina ci sono e secondo me poi bisogna unirsene, anche perché ripeto, anche solo montare la panna o altre cose si fa a mano, per carità, è un inizio come tutte le cose, è un inizio, poi se uno ci si dedica un po', un minimo di strumenti. Valentina ha chiarito la domanda, dice la gelée all'interno del prodotto finito. Dipende che dolce vuole fare, nel senso, sì, perché no? Però deve essere una base di una frolla. No, sicuramente non è per il discorso del premio giovani, del concorso giovani, perché è un dolce da viaggio, quindi di per sé già quel tipo di gelée, a meno che non mi parla di una pasta di frutta, allora è diverso, tipo una gelatina come inserto di un entremè, no? Ricordiamo che noi chiediamo torta da viaggio, quindi prodotti che si possono che si conservano senza bisogno di refrigerazione, quindi voi dovete considerare tutti questi elementi quando deciderete di preparare un progetto di una torta da portare al concorso. Una di queste torte dovrà essere spedite, le altre due dovranno essere fatte sul posto ma avere comunque le medesime caratteristiche, quindi voi dovete considerare di avere davanti dei clienti ai quali spedite il prodotto, che deve essere innanzitutto sicuro dal punto di vista alimentare, quindi dovete fare anche un lavoro di questo tipo. Scusa l'interruzione, volevo solo fare la precisazione. No, ma tanto guarda, adesso sto ripetendo l'operazione, magari mi sarà un po' noiosa per loro, però devo farla perché sennò non posso procedere con la preparazione. Domanda, con quelle paste frolle si possono preparare torte? Certo, come ho detto prima, torte, mignon, biscottini, monoporzioni, infatti identica ricetta, io ripeto, l'avevo utilizzata per un progetto di monoporzione in accademia, e adesso andiamo a sviluppare una torta, l'ho fatta anche. La base di una frolla, chiamata frolla magra, come ho detto prima, siamo sui 300 grammi di zucchero circa su un chilo di farina, mentre magari per una frolla classica a Milano siamo a 500, quindi per questo viene denominata frolla magra. Sì? Morbidiamo anche l'ultima parte di pasta frolla al cacao. Mi sarebbe silico, Marta. Mi dice Michelangelo che Silicomart si è Anna Zambonin, giusto? Di Silicomart si è connesso. Allora, mentre aspettiamo l'ammorbidimento della pasta, io le cederei volentieri la parola per farci un saluto, se vuole. Se c'è. Se si è connessa. Non la vedo in serie. Comunque quando
quando si connetterà molto volentieri. Silico, ma che come sempre ci mette a disposizione degli stampi che noi sceglieremo dal catalogo, non da quello che uscirà a gennaio, ma da quello attualmente disponibile, in modo che così chi vuole può cominciare a prepararsi in anticipo. Tutte le caratteristiche del prodotto, che con un po' di sadismo Alessandro ha detto che non vuole che sia rotondo, però ce ne sono di molti altri tipi, poi li troverete, individueremo alcuni modelli in modo da dare poi anche un'uniformità di lavoro, ma soprattutto dare ai giurati la possibilità di usare un'uniformità di giudizio. Io ho di nuovo interrotto Alessandro, che però vedo che sta lavorando anche senza bisogno del mio aiuto. Se c'è Anna... Sì, sì. Se c'è, è un lavoro di squadra. Non la vedo. È un lavoro di squadra anche qua, vedi? Alla fine ritorna sempre. C'è Anna, per favore Alessia, mi dai una lavata qua. Vedo una Anna. Ecco, anche quando in questo caso ho fatto lavare la bacinella, mi raccomando ai ragazzi soprattutto, che ricordo, quando lavate la pentola e fate magari un passaggio di colorazione da una pasta all'altra, di sciacquarla sempre con acqua fredda, non, sicuramente non tirarla fuori dalla lavastoviglie e usarla a 40-50 gradi, che vi riscalderebbe l'impasto che andate a mettere dentro. Sono piccole accortezze che molte volte per distrazione o stanchezza poi... Allora. Anna non c'è. Adesso. Anna non è arrivata? Vedo una Anna, ma non so se è la stessa Anna. Boh, provo a sentirla. Vabbè, comunque quando... Allora... In questo caso andiamo a prendere una parte di pasta bianca. Sì, queste sono le frolle ammorbidite. Sì. Dopo il riposo in abbattitore o in frigorifero. Abbattitore positivo. Positivo, certo. Oddio, se uno deve andare in ferie e vuole fare la pasta frolla, la fa cruda, la batte e poi quando ritorna la sera la mette in frigo e al mattino la può utilizzare, ma normalmente. E qui, allora, ragazzi avranno 4 ore di tempo per partire da zero a fare il lavoro, ce la fanno anche con il riposo? Beh, sì, sì, assolutamente sì, come ho detto prima, 2 ore. Anna tra 5 minuti arriva. Anna tra 5 minuti arriva. Sì, sì, perfetto. Anche perché un'altra delle nostre idee, come spieghiamo sempre, è di lavorare con ottica professionale. Chiaramente in un laboratorio i tempi vanno in qualche modo contingentati, perché evidentemente si deve fare una produzione, quindi anche il lavoro che faranno sul posto, compatibilmente con il fatto che è un concorso e quindi le circostanze sono un po' particolari, devono essere in ogni caso una buona approssimazione rispetto a quello reale. Andiamo, ho laminato un pezzo di pasta, adesso su queste qua lì ritorno con l'altra. Sì. Tanto vedi. Andiamo con la rossa. Una laminazione importante, vabbè, se avete bisogno di spolverare pochissimo, ma veramente quasi niente, per non andare a eccedere. A volte si vede veramente che si danno delle manate di farina e uno non si accorge che su un pezzettino da 200-300 grammi di frolla va ad aggiungere 30-40 grammi di farina. Sì, sì, facilita il lavoro, ma dopo quando vi spaccate i denti che mangiate la vostra frollina, vi ricordate che avete spolverato troppo. Questo per dire che non bisogna andare a sbilanciare le ricette con degli errori banali successivi alla preparazione. Quanto deve essere spessa? Questa la tiriamo 0,6. 0,6. Lo spessore, vi spiego un'altra cosa, lo spessore varierà poi la banda di finitura, la striscetta della colorazione. Ovvio è che se dovete fare un dolce grande
con delle fasce, delle bande grandi, dovete tenere la pasta di dieta più spessa. Cosa che si capisce quando vedete poi la preparazione della sovrapposizione delle prove colorate. Anche qua vedete un velo proprio appena impercettibile, si gira, viene quasi puntinata, non è? Aiuta un po' la reazione, ma senza essere invasiva. Ok. C'è una domanda che non so se è già stata fatta, comunque è riemersa. Con cosa vengono sostituite le uova nelle ricette delle frolle al cacao e alla vaniglia? Con la purea di lampone, giusto? E il latte in quella al cacao. E il latte in quella al cacao. Spero sia sufficiente perché... Ok. Ok. Allora, questo, uno, due. Ho visto che per stendere la frolla sta usando quell'attrezzo tecnologico usato anche per stendere la sfoglia. Come si chiama l'attrezzo? Sfogliatrice, credo. Laminatrice. 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 Anna in giro. Ok. Lucilla. Presente, è arrivata Anna. Sì. Se Anna c'è, benvenuta. Ci sono, grazie. Buongiorno Anna Zambonini. Buongiorno, buongiorno. Ciao Anna. Ciao, ciao. Intanto che Alessandro lavora, ti diamo il palco per il saluto di Silicomart che da molti anni ci supporta. Fantastico. E quindi anche lì tra i nostri amici storici. Prego. Beh, intanto saluto Alessandro, dato che ci siamo intravisti al SIRA nell'euforia generale, non abbiamo ancora avuto occasione di scambiare due parole, ma sicuramente con il rinizio degli eventi e di tutto riusciremo ad incontrarci anche tutti quanti insieme, perché è sicuramente importante. Allora, io appunto faccio le veci di Silicomart, azienda che ci tiene a sostenere l'associazione ormai da diverso tempo. Noi di Silicomart ci teniamo a sostenere l'associazione perché è importante creare un ponte, diciamo, tra il mondo della ristorazione, della pasticceria, dell'accoglienza, tra i professionisti del settore e i nuovi ragazzi che vogliono approcciarsi, vogliono entrare in questo settore, perché appunto investire sui giovani è sicuramente la cosa migliore da fare sempre e comunque. Quindi noi assolutamente diamo il nostro appoggio al 100%, perché loro sono il futuro. Silicomart ci tiene molto a questo, lo fa anche proprio con i suoi dipendenti. Infatti io ho solo 25 anni, quindi sono proprio la rappresentanza del fatto che vogliamo puntare al futuro. Ci fa molto piacere riuscire a sostenere queste iniziative, queste associazioni. Grazie davvero, speriamo veramente, incrociando nuovamente le dita, di poter essere davvero in presenza. Vedo sì. Che Alessandro ha steso i tre pezzi di frolla, quindi diamo di nuovo a lui la palla con la laminatrice. Se saremo in presenza, vi preannuncio che questo macchinario è disponibile alla scuola Colombatto che ci ospita, quindi non dovete preoccuparvi sotto questo punto di vista di dover usare il mattarello o cose di questo genere. Ecco. Ho perso Alessandro, ho perso l'audio di Alessandro. No, sta eseguendo gli step, quindi non stava parlando. Ah. Oh, grazie Anna. Anna è andata via. No, l'ho interrotta io brutalmente perché pensavo dovessi dire qualcosa. Mi scuso. Prego Anna, no. se vuoi finire. No, aspettavo, non è un problema, tanto mi sono portato avanti col lavoro.
Allora, adesso cosa stai facendo? Allora, sto formando dei rettangoli, come vedete, dello stesso spessore. E adesso andiamo a sovrapporli e questo ci permetterà poi di creare le strisce da tirare e fare questa forla tricolore. Anzi, per cortesia mi metti via gli impasti. Questo un attimo di freddo. Teglia. Questa è una domanda carina. Chi ha inventato la frolla e chi lo sa? Ah, qui giusto la professoressa di Lucilla può rispondere. Se non risponde una propria. No. Ma sai, sono un po' quelle cose che si sono inventate da sole, non si sa se è un'invenzione, una scoperta o probabilmente grasso, zucchero e farina. Credo che probabilmente i romani lo facessero. Senti, chiedono come mai l'hai rimessi al freddo. Allora, perché l'ho lasciato un attimo sul tavolo, giusto per laminare le altre, ho perso un attimo di tempo, ma è solo un attimino per renderli leggermente un po' più rigidi, per sovrapporli. Adesso vedete che la riprendo subito, eh. È una questione di rigidità, devono essere sempre molto plastiche, come sì, si dice in pasticceria. Non deformarsi completamente. Io ho usato questo stampo per decoparla e avere tre forme geometriche identiche. Uno stampo è un po' più stretto, è un po' più corto, questo non ha importanza. Vedete, tolgo quel leggero velo farina che potrebbe avere. Chiedono a quanti gradi è, li stai lasciando per pochissimo. 4 gradi sempre. Allora, albume, ma scusa, guardate, proprio un velo, come si suol dire. Per dargli un po' di umidità, ecco. E albume? Ecco, le sovrapponi. Intanto vedete qua già i tre colori. Mettiamo la promozione, così vedete. Inizia per cortesia. A cosa serve questa spennellata di albume? Dà un po' di umidità, permette di incollarsi meglio. Ha proprio giusto un po' di umidità. Altra domanda, come si sostituisce la purea di lampone con i frutti disidratati e cosa cambia? Beh, ovviamente dove parliamo di disidratato non ci sarà acqua, quindi bisogna andare a calcolare l'acqua che viene a mancare, ricostruire una purea di lamponi, se nel caso ci servisse di ricostruirla, se no si può optare sostituendolo con del latte e eventualmente ci va una parte liquida e la polvere di lamponi disidratato. Allora, adesso queste due le mettiamo di nuovo a raffreddarsi perché si deve solidificare un po' per poi mettere il taglio. Ah, ecco, altra cosa carina che devo fare. Mi porto per cortesia la bicicletta. Sempre a 4 gradi quando entrano. Sempre a 4 gradi. E adesso ci va un po' più di tempo perché la massa è un po' più spessa, si deve raffreddare. Faccio solo vedere, iniziamo già a inciderla. Iniziamo a fare questo procedimento, lo rimettiamo. Come si chiama questo attrezzo? Bicicletta, taglia parte. In tante parti d'Italia lo chiamano
comunque solitamente bicicletta. Allora, andiamo a segnare la superficie. Faccio vedere così. Questo ad esempio la togliamo più piccolina, così vi farò poi vedere la differenza anche dopo. Questo ci aiuterà quando dobbiamo andare a tagliare per girare le bande colorate e andare a fare il foglio con le striature. Quindi è solo una guida, non un'incisione profonda. Ma è una guida per il taglio, anche perché è morbida. Se adesso andiamo a insistere troppo, la allarghiamo. Allora, adesso, mentre aspettiamo che le nostre paste frolle colorate si raffreddano, io vi farei vedere anche il procedimento per impastare un'altra tipologia di pasta friabile, una pasta sablé, quindi dove andiamo a sabbiare la farina sulla materia grassa, il burro in questo caso, per una diversa tipologia di una delle grandi famiglie delle paste friabili. Poi c'è le frolle montate, ci sono le frisee, c'è diverse tipologie. Oggi tratteremo la frolla, diciamo, classica e la pasta sablé. Allora, per cortesia, Alessia, mi passi il burro. Ti chiede se si tratta della frolla al cutter. Dire, ogni strumento lo puoi utilizzare o adeguarlo in base alle esigenze. Quindi se hai un cutter da 2 litri o ne hai uno da 50 litri, anche questo dipende. Io faccio il procedimento con la stessa planetaria, proprio per non distogliere l'idea che o la ricettazione o l'impasto sia diverso perché utilizziamo una macchina diversa. Noi utilizziamo il viaggio è identico. Si arrivano allo stesso posto utilizzando la macchina, ma cambiano poi i componenti all'interno. Quindi questo qua. Dicono l'immagine è ferma, è un problema nostro. Io qua vedo tutto regolarmente. Voi avete problemi? Allora. No. Burro. Anche in questo caso, come ho detto già prima, deve essere freddo. 6-10 gradi massimo. Pezzettini, sale e farina, si vede sale e farina dentro, o meglio, come da ricetta che vi manderemo, la parte in maggioranza di farina, c'è una piccola parte che lascio per il secondo passaggio. Andiamo a sabbiare. In questo caso qua, prendendo il discorso di prima, la terminologia di sabbiare il burro con la farina, praticamente il grasso va a impermeabilizzare. Immaginate dei piccoli puntini, la nostra farina va a rivestire la parte del glutine in modo che non si sviluppa, viene impermeabilizzato. Mettere un impermeabile, qualcosa che non faccia assorbire il liquido, non formi maglia glutinica all'impasto, per il solito discorso di essere un impasto poi cordoso, duro, in eccedenza. Dovete sempre pensare quasi di avere un impasto sabbioso, simile alla sabbia, proprio perché si deve sgretolare e essere friabile. Questa è la prerogativa di queste tipologie di impasti. A che velocità è la planetaria? Guarda, questa va da 1 a 14 e sta girando a 4. Perché mette il lievito nella prima frolla? Perché come ho detto prima, a parte che questa è più ricca di materia grassa e di burro, più friabile. Come ho spiegato prima, nella prima frolla, tutti e tre i colori, c'è una parte di lievito perché è denominata frolla magra, e questo mi aiuta a dilatare un po' l'alveolatura dell'impasto, essendo una parte, diciamo, che è croccante, è la parte che darà poi friabilità, e sempre anche la materia grassa insieme allo zucchero, essendo una frolla magra, aiuta l'alveolatura ad aprirsi leggermente sull'impasto cotto, e quando tu lo vai a mangiare ti permette questa masticazione più gradevole.
non deve mai superare ad esempio l'1%, comunque il lievito in polvere sull'intera ricettazione. Ecco, vedete che sta lavorando, la farina si sta disperdendo insieme al burro. Faccio vedere che proprio... Quanto deve durare questa operazione? 2-3 minuti. Vedete che ha proprio questo effetto sabbioso. Io vado a prendere la pizza. Ricetta: zucchero a velo e mandorle. Allora, mandorle e zucchero a velo, Qua le mandorle, vedete che l'ho lasciate leggermente granellina, proprio per un discorso di masticazione che si senta. Non ho optato per una polvere finissima. Sono dettagli che comunque uno deve pensarvi come li vuole ottenere. Non è che può essere casuale, una volta lascio, viene passato tra l'altro un setaccio con la granometria che ho desiderato. Il lavoro deve sempre essere standardizzato e regolarizzato. Partiamo così. Ti chiedono se questo è un TPP. Adesso vi legge invece la proporzione, perché non è tanto per tanto. Allora, abbiamo detto 190 di mandorle tritate, avete visto, non troppo finemente. 140 di zucchero a velo. 540 e poi c'è l'altra farina. E poi c'è altra farina. Quella che mancava. Quella mancante dalla ricetta. Mandorle senza buccia. Sì, senza buccia le mandorle. Sì, 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 assolutamente pelate. Pelate, certo. Pelate perché la mandorla intera, comunque la buccia ti dà astringenza, sì. Colorazione. Ok, siamo quasi a posto. Tu valuti al tatto. Anche, nel senso, già guardandola è a posto, possiamo già iniziare a salire. Via di sabbiosità, vedete che... Ok. Le uova. Io solitamente le frullo con l'immersione, almeno si facilita la dispersione. Adesso metto solo questo in una carta. Tutte le polveri lui le introduce sempre attraverso della carta in modo da non disperdere e non sporcare. Carattere di vetro, basta un colpo che si sporca. Adesso diamo solo un giro, iniziamo a disperdere lo zucchero. Ok, l'ultima parte di farina. E adesso va a inserire l'ultima parte di farina mancante. Okay. Sempre a velocità 4.
Sì, in questa frolla ci sono le uova. Sì. Intere. Non solo tuorli. Intere. Che ha mixato con mixer in immersione prima di essere inserito nel planetario. Questo per velocizzare l'assorbimento, sia per il procedimento più veloce da fare e più regolare soprattutto. Sono già due elementi che pensate si devono impastare, se poi li mixate sono già impastati tra virgolette, sono mixati tra di loro. Ok. La controllate. Vedete che non ha grumi, burro, zucchero a posto, ma è consistente, ancora anche al tatto è fredda. Cioè, l'importante è questo, deve girare poco, se per il discorso che vi facevo prima, non andare a sollecitare troppo la farina e renderla elastica. Andiamo a chiudere la nostra sablée qua. Mi raccomando, sempre chiusa bene, che non ci siano angoli aperti dove secca la pasta, poi quando la tirate ne accorgete che c'è pezzettini dentro, e soprattutto quando si va poi a mangiare, se una parte secca, anche dopo la cottura, si deteriora, si sente comunque qualcosa di una durezza diversa da un impasto ben conservato. Quasi come fossero dei grumi duri, qualche ingrediente che non sia amalgamato bene. Qual è la temperatura ideale per mettere il burro in una frolla? L'ho già detto prima, dai 6-10 gradi. Adesso io non sono di quelli che hanno 7,2 è la perfezione assoluta, perché le variabili, come dicevo prima, sono tantissime. Un range ottimale è quello. Trovo che dai 6 ai 10 gradi, se parliamo di un laboratorio in inverno, è un discorso. Se parliamo, se non è climatizzato a 20 gradi costanti, anche in estate è un altro. Quindi voglio dire, bisogna fare attenzione anche a questo quando si lavora. Comunque normalmente quando prendete il vostro panetto di burro che si trova a 2/ massimo 4 gradi del frigorifero, lo tagliate a fettine, il tempo che lo mettete in macchina prende subito 1-2 gradi, quindi i nostri 3 e 4 fa in fretta diventare 6. Allora, maneggiavo prima, è leggermente più rigida. Andiamo a fare questa simpatica operazione dove avevamo fatto il nostro segno. Andiamo a tagliare. Questo è da rifilare. Ok. Adesso andate a ruotare le vostre bacchette che hanno tre colori. Anche qua un passaggio come abbiamo fatto prima, leggermente umido, ma appena appena vedete che non è proprio con l'albume. Sì, con l'albume, per dare un minimo di umidità e permettere, vedete qua come si è attaccata bene. Se, voglio dire, senza farina assolutamente, avendola già spolverata, con umidità corretta si attaccano. È un eccesso di zelo, questo di dargli un po' di umidità. Adesso andiamo ad avvicinare le fai aderire, facciamo aderire leggermente tra di loro, vedete, esercito una pressione leggera.
bellissimo. Sta prendendo il mattarello, mi aiuto anche con questo. Tanto, guarda. La creatività. Non mi sono neanche mosso. Le ho livellate tutte, tutte le bacchette livellate. Adesso per un lavoro fatto come si deve si va a squadrare. Così le punte vengono attaccate tra di loro. Voilà. Adesso lo rimettiamo in frigorifero. Il frigorifero a battitore positivo, uguale. Deve raffreddare. Ripetiamo l'operazione anche con questo. Andiamo a buttare addirittura per farlo ancora più piccolo. Così vedete la differenza. Allora, intanto andiamo a lì. Sì, questa adesso, è la, scusami, no. La dimostrazione pratica, perché un ragazzo stava chiedendo ma che cos'è, è talmente bello. È la dimostrazione pratica che anche con un impasto base tradizionalissimo si può fare evoluzione e creatività attraverso studio, equilibrio e analisi degli ingredienti. Sì, beh, allora, quello che dicevo prima, banalmente, no, se vedete qua la colorazione. Guardate questa pasta frolla che solitamente, se pensiamo e se ce la ricordiamo, sempre un po' giallina, già di per sé cruda, no? Per il discorso del tuorlo che ho detto prima, il progetto, pensare al progetto finale, bisogna avere le basi e bisogna fare ricerca su cosa utilizzare per esprimere al meglio il concetto del progetto. In questo caso volevo dare cromaticità ben distinta ai tre elementi e solo questa tipologia qua, ad esempio di pasta frolla, che ho pensato e realizzato, mi permetteva questo, se no di per sé quando andavo poi a cuocerla, questo prende e scurisce un po', il cacao sicuramente scurisce tantissimo, è quello che si staccherà comunque a priori, ma queste due si sarebbero assomigliate, invece già così potete notare il discorso di diversificare gli ingredienti per il risultato anche estetico finale. Che anche la dimostrazione che la decorazione non va pensata come un qualche cosa di esterno che si fa dopo, ma che va pensata strutturalmente al discorso generale, perché già così c'è la componente strutturale, ma c'è anche componente di decorazione. Quindi certo. Quando poi vai a decorare quella roba lì, devi poi anche pensare a cosa aggiungi, perché ovviamente un discorso già molto ricco cromaticamente in questo genere non può essere decorata in modo eccessivo, altrimenti alla fine si auto neutralizza, insomma, oltre a diventare bruttissimo. Ah certo, poi di per sé secondo me è sempre il discorso che già il dolce che noi andiamo a mangiare deve, ma già solo per come è stato concepito e fatto, la sua perfezione è già una decorazione. Voglio dire, se una tartelletta deve essere rotonda, e deve essere rotonda, deve essere tagliata perfettamente, deve sembrare quasi finta, già quella è una decorazione. L'elemento che noi andiamo a mettere è qualcosa che valorizza il lavoro che è stato fatto, ma non possiamo pensare di andare a fare una torta da forno, tutta mezza storta, un po' bruciacchiata, tagliata storta, con una bella lavorazione in zucchero, e pensare che quella lavorazione dia un valore al dolce. Non farà nient'altro che peggiorare la situazione, perché se noi abbiamo una bella decorazione sopra fatta in maniera impeccabile e non abbiamo preso in considerazione che quello che noi andiamo a mangiare deve essere perfetto, per me è già una, tra virgolette, una mancanza di rispetto sul dolce. Allora Alessandro, i ragazzi sono tutti affascinati, anche perché dicono prendendola in mano non si rompe queste bande. Temperatura, come dicevo prima, per quello ho impastato prima, 2 ore di riposo, quando lei è fredda, discorso è solo quello di temperatura. Una domanda che non mi è stata fatta, che mi aspettavo, perché questi, se noi facciamo produzione, tutta questa cosa... Gli scarti, intendi? L'hanno appena fatta quella domanda. Sì, sì. Come vengono utilizzati gli avanzi ritagliati dalla frolla? Con la famosa tecnica dell'arte creativa o del surrealismo, chiamatelo come volete. Allora, tutti i pezzettini vengono non impastati, per non andare, schiacciati, vengono applicati. Immaginate di avere magari una mezza teglia. Vengono tirati insieme così,
e dà una forma multicolore che poi potete utilizzare per un dolce diverso da quello che avete pensato, nel senso, se qua andiamo a fare una torta, un dolce da viaggio, queste le utilizzeremo per delle tartellette, delle vigno o qualsiasi altra cosa. Una volta hanno il loro perché, anche se sono irregolari, ecco. Irregolari non è fatto male, qui è proprio è l'estro del... Adesso andiamo a tirare... Anche perché la bontà è identica, quindi sarebbe identica. Uno spreco lasciarlo lì. Sì, no, assolutamente, sarebbe inconcepibile. Se no, un'altra tecnica è quella di andare a fare un altro impasto, di un, ad esempio al cacao o al caffè, un colore cromatico ancora diverso, quindi avere la tua teglia piena di questi scarti qua, tirare un foglio di una passaprola, ad esempio, al caffè, leggermente marroncina, andarla a ricoprire, laminarlo, e quindi tu avrai un double face dove hai tutti i colori da una parte e l'altro e l'uniformità dall'altra. Allora, andiamo a ripetere l'operazione qua. Vedete che anche quando andate ad attaccare i colori, sempre di sovrapporli per come sono stati stratificati, nel senso cacao, lampone, bianca, cacao, lampone, bianca, perché sennò sarebbe un'altra forma geometrica o un'altra decorazione abbinarla così, dove abbiamo una maggiore... prevalenza, sì. Bianco, chiaro. Mm-mm. Anche questo ci dimostra che con pochissimo puoi variare il progetto. Assolutamente. Questa è anche una cosa di cui tenere conto, perché visto che noi nel regolamento poniamo un limite di pezzatura, l'idea di fare una decorazione che sia anche strutturale al lavoro chiaramente facilita le cose, perché non dovessi, bisogna fare meno calcoli di quanto pesa la decorazione considerando l'esterna rispetto a una decorazione che è strutturale. Quindi anche quello che hai appena mostrato può essere benissimo un effetto che si può voler dare, ovviamente bisogna però progettarlo e volerlo fare e avere in testa l'effetto finale che si vuole ottenere. Sì, beh, come tutti i progetti poi, Lucilla, bisogna iniziare, no? Certo. Fatto il famoso brainstorming, come si suol dire, buttare giù tutte le idee che passano senza porre nessun limite e poi iniziare a vagliare quelle più realizzabili a quelle irrealizzabili e ovviamente fare le prime prove, perché come sempre dagli errori si impara tutto e quindi si impara assolutamente a trovare la soluzione per bypassarlo, non mollare subito la presa dopo che una volta o due la nostra idea non funziona, però assolutamente essere analitici con se stessi, molta autocritica e vedere dove sono stati fatti gli errori. Allora, come prima, adesso mettiamo leggermente, prendiamo le teste. Un po' più larga. Vediamo se per il nostro amico la pellicola. Molto bravo il maestro Dalmasso, complimenti, sono davvero contento di esserci stato in questa lezione. Beh, siamo molto contenti. Hai scritto te? No, l'ho scritto. Grazie. Io, Alessandro. È un piacere, poi quando... sarà perché sono proprio giovanissimo, allora sentirmi in mezzo ai ragazzi mi dà proprio energia giusta. Ok. È una cosa sciccosissima, tra l'altro, veramente molto elegante. Chiedono da quanti anni è che fai questo mestiere? Come denunciare? Da prima di nascere. Beh, noi, come abbiamo già detto, scritto, è nato in pasticceria. Io praticamente sono nato in pasticceria. Mio papà è pasticcere dal 1963, ha aperto la prima attività.
una volta, i tempi che furono, si usava a dare la famosa vacanza estiva in laboratorio, i famosi social in laboratorio, aiutare, però ho sempre fatto con molto piacere, nel senso è una cosa che è un'evoluzione naturale, dico, poi ho fatto la scuola statale di arte bianca a Torino, un biennio, e dopodiché ho sempre lavorato praticamente, dalla terza media in avanti ho iniziato a lavorare. Ma più che gli anni è sempre, insomma, penso di poter dire, è sempre quello che uno vuole. Uno intanto deve essere contento di farlo, deve essere proprio sereno nel fare il nostro lavoro. Tutti i giorni hai voglia di migliorarti. Questa autocritica deve essere qualcosa di esplosivo. Bisogna guardarsi allo specchio, guardare quello che uno fa, sentire. Siamo anche in un momento, poi vado avanti, ma siamo in un momento storico dove tutti devono dire di tutto a tutti, nel senso, e nessuno solitamente dice qualcosa a se stesso, che forse sarebbe la cosa migliore, e quindi io mi auguro che l'autocritica salverà il mondo. Magari ce ne fosse, no, e a noi fa molto piacere, giusto per incensarci un po' tutti quanti, quando si sente la competenza, quindi tu riesci poi a trasmettere questa visione apparentemente non stressata della pasticceria, di un'arte, eccetera, sempre molto rilassato e compassato, e quindi riesci anche a trasmettere questa serenità e gioia nel lavorare. Però noi andiamo a cercare la serenità della competenza, quindi è bello e sa trasmettere moltissimo quando vedi la competenza al lavoro e non la millanteria che si trova anche troppo spesso. Quindi grazie, ci piace. Siamo bravi grazie. Noi a sceglierti, ma siete bravi soprattutto voi, insomma. Grazie, Lucilla. Cosa stai facendo? Allora, intanto sto, vedete, appiattendo ancora leggermente le nostre bande, perché giocare, freddo appiattire, leggermente, perché continuo a incollarle meglio una tra di loro, per andarle a laminare nella sfogliatrice. Se noi le attacchiamo così, per quanto abbiamo dato un po' di umidità, non è ancora compattata la nostra pasta frolla tricolore. Se non è compattata, quando andiamo a laminarla, tutte le nostre bande si aprono. Questa cosa qua, è, come tutte le cose, deriva un po' da un'altra tecnica e da quello che uno ama e piace fare, esperienza. Quindi, quando lavoravo lo zucchero artistico, lo zucchero tirato, questa era poi la partenza per i nastri, voglio dire, ho fatto tanti anni concorsi, non concorsi, è un mondo che mi piaceva tantissimo, poi come tutte le cose, come tutti gli sport nella vita, bisogna scegliere poi qualcuno, e quindi il tempo è andato un po' a essere tiranno su quella cosa lì e non l'ho più seguita. Però ecco, l'esperienza di un periodo professionale, di una tecnica che mi sono portato dietro, mi ha permesso di utilizzarla in un altro campo che magari non era mai stata utilizzata. Okay. Come ho detto prima, qui spolveriamo, vedete che velo giusto da attaccare leggermente, da non far attaccare la nostra frolla. Un commento, chissà, magari mi potrò guardare dei video su YouTube di Dalmasso, parlando di noi, qualcosa si può vedere sul canale YouTube di Associazione Pies. Per intanto c'è la lezione che avevi fatto l'anno scorso sulla Mignon, bellissima, soprattutto per te che te le sei poi mangiate. Sì. E poi ci sono anche le registrazioni video dell'edizione precedente di Pasticceria Giovani, in cui avevamo fatto la giornata di studio in presenza a Giolitti sulla pasta sfoglia. Quindi chi è interessato può andare sul canale YouTube di Pies e guardarsi tutti questi video che sono lì a disposizione di tutti. Quanto spessa è? Allora, questa è un 06, ma guardate, adesso io vado di nuovo a fare questo. Allora, perché sto facendo questo? Perché ho bisogno
di allargare per andare a fare la fascia che vedrete di bordura della torta che ho ideato. Quindi iniziamo a inumidire leggermente, andiamo ad attaccarla. Adesso andiamo di nuovo a raffreddarla leggermente. E facciamo l'altro pezzettino. Questo è già una partenza più larga e più piccola rispetto alla striscia di prima. Scontata, diciamo che quella di tirarle sempre nel senso della lunghezza, perché se voi andate a tirare in questo senso qua, tutte le vostre striature non saranno perfette, ma vanno tutte a deformarsi. Vorresti ripetere perché non si è sentito bene? Di tirare nel senso della lunghezza, perché se tu la posizione, avete visto che ha girato l'impasto. Se tu la posizioni nel senso della larghezza, le bande, le strisce vanno a deformarsi. Prendiamo il commento, questa sì che è alta creatività, è quello che si diceva prima, cioè come una lavorazione, una delle lavorazioni più tradizionali può essere declinata in senso contemporaneo senza andare a cercare particolari, anzi nessun tipo di artificio, ma semplicemente usando la tecnica, padroneggiando la tecnica e usando la creatività che è resa possibile dalla tecnica. Quindi questa è la dimostrazione. Allora, qui per assurdo andiamo anche a decoparci il fondo di questo, anche qua, di questa torta. Vedete che ho con cerchio da torta classico, io ho pensato di cambiargli anche un po' la forma, andarla a inserire. Allora, prendiamo un coltellino, non lo decoppo, semplicemente, vedete, vado a incidere leggermente, perché ho bisogno di una larghezza leggermente maggiore da non avere i 2 centimetri di diversità tra il nostro 14 e 16. Quindi il 15 me lo vado a recuperare così, che è la base della torta. Se no ci sarebbe troppo distanza sul fondo. Ok. Adesso andiamo a tenere. Andiamo a tirarla per fare la fascia laterale. Adesso tira quella porzione lì per la fascia laterale.
vedete quando esce dalla sfogliatrice inizia a fare un'ondina accentuata, significa che inizia a essere un po' troppo umida. Per attaccarsi un po' i rulli, vediamo veramente un velo. Prendiamo la misura. Un pochino. Sì, servono per i bordi le strisce che sta facendo, infatti vedete? Anche qua la cortezza, se finiamo con la parte bianca, quando facciamo la giuntura, di andare a utilizzare la parte scura per riprendere la geometria iniziale. E vedete che nel giochetto casualmente ritorna il bianco sul nero. Questo significa che, insomma, la geometria e la matematica ci ha dato ragione, il lavoro è stato fatto bene, perché voilà. E quindi voi quando avrete la torta cotta non vedrete di sopra, vedete differenza o tacchetture errate. Quello che dicevo prima, ho tagliato coltello, non ho decoupato per non avere i 2 centimetri, perché mi serviva lo spessore giusto del centimetro distribuito. Adesso leggermente col dito andate a fissare il fondo. Vedete, questa è un'operazione, anche può sembrare banale, ma è assolutamente necessaria per far aderire il disco all'esterno, il disco di pasta frolla all'esterno, e quando andate a mettere il componente che inserite, che non esce fuori tutto. Allora, poi anche qua, da una forma tradizionale, quando ho pensato alla monoporzione ripartito in torta, perché non ricreare quasi una ciambella di pasta frolla? Quindi sono andato a inserire questo stampino, andiamo a bucare e non facciamo nient'altro che andare a utilizzare la stessa pasta frolla per rivestire. L'anello era stato spruzzato con lo spray al burro? No. Poi spray al burro è già una cosa troppo tecnologica. Solitamente gli spray hanno tutti oli. Non è un burro. Attenzione a quello che diciamo, perché quindi, almeno ad oggi che io sappia, non c'è uno spray al burro, ma ci sono degli spray staccanti a base di oli diversi, di semi, di altre tipologie. Ma sono oli, se no il burro non riuscirebbe a dare quell'effetto spray. Ok. E questo sarebbe il nostro contenitore di pasta frolla a 3 colori da utilizzare come meglio credono i nostri concorrenti. È un'idea, nel senso, questa mattina quello che ho voluto dire per prepararsi a questo concorso è: aprite la mente, non vi fermate a aprire un libro di ricette e dire ok, la base sì della ricetta, ma a dire io rifaccio la stessa identica cosa. Da quella cosa, da quell'idea dove uno ci ha lavorato e qualcun altro ci ha pensato, voi potete metterci del vostro, che sia cambiare la tipologia di frutta, che sia inserire delle frutte secche diverse, che sia utilizzare cioccolati non cioccolati. Aprite la mente, la fantasia, e cercate di dare qualcosa di nuovo.
se non altro qualcosa di nuovo che voi non conoscete, è già un bellissimo step, perché dire qualcosa, io ho creato qualcosa che nessuno ha mai visto, è difficile. Io dall'altra parte del mondo, non so se qualche amico e collega giapponese, io non l'ho visto, ma hai ideato qualcosa di simile o in Francia o in Stati Uniti. Quindi tutto quello che noi non conosciamo e riusciamo a creare qualcosa di nuovo, è una bellissima esperienza, di un bellissimo viaggio formativo. Questo è un consiglio che vi do. Il dolce non lo finisco, semplicemente perché l'idea era quella di darvi il contenitore, ma siete voi che dovete assolutamente lavorare per questo concorso e creare qualcosa con i gusti, con le aspettative più belle che ci possa essere per un dolce da viaggio. Ripeto, qualsiasi domanda tecnica la potete anche girare a Lucilla riguardo al concorso, vi risponderemo, magari faremo anche una pagina con delle FAQ per non ripeterci, perché poi solitamente si ripetono molte le domande, quindi magari raccogliamo tutte le domande, facciamo delle risposte e le inviamo a tutti, così magari uno non ci ha pensato, ma una scuola può leggere la risposta di una domanda di un altro istituto, in modo da avere tutti la stessa idea di lavoro. Infatti comincio già a rispondere alla prima, quando sarà il concorso, sempre incrociando le dita, sperando che sia in presenza, sarà il 21 e 22 di marzo qui a Torino. La scadenza dei termini per la presentazione delle ricette è il 13 di febbraio, quindi voi entro il 13 di febbraio, compreso, perché anche questo fa parte delle domande frequenti, entro il 13 febbraio voi dovete mandare le ricette. Noi vi diamo risposta della ricezione dei vostri progetti. Attenzione, il fatto che noi vi diciamo che l'abbiamo ricevuto non significa che sia stato accettato. Questi poi verranno esaminati, quindi di nuovo dal masso entrerà in funzione, li leggeremo assieme, e quelli che rispettano tutti i parametri saranno poi ammessi al concorso. Ancora due parole su cosa materialmente devono preparare, che sono le famose tre torte. Questo è il tocco di sadismo di Dalmasso dell'inizio. Perché avranno tre torte, una delle quali che dovranno essere uguali fra di loro, diciamo, nella base, e differire sostanzialmente nella decorazione. Perché? Perché una di queste torte dovrà essere inviata via corriere. Ormai abbiamo imparato con la pandemia che la spedizione è diventata parte integrante della produzione, e quindi, come già avevamo fatto a marzo per il cioccolato, questa componente della spedizione diventa importante. Quindi voi dovete pensare a un cliente che vi manda la torta. Di pure, dicevi? No, dicevo che proprio poi nel nome, no? Che alla fine, con il passare del tempo ed essere contemporanei, un dolce da viaggio, il sistema di viaggio che va maggiormente al di là giustamente del discorso della nostra storia passata, del recente passato, dell'epidemia, però proprio un dolce da viaggio oggigiorno implica che possa essere spedito, perché compriamo di tutto e veramente, quindi perché no regalare qualcosa a qualcuno a cui ci teniamo in particolar modo, facendogli, tra virgolette, degustare qualcosa del nostro territorio, della pasticceria sotto casa. Quindi questa era anche l'idea di poter far viaggiare una piccola pasticceria artigianale in giro tutta l'Italia. Facendola però rimanere artigianale e di qualità, quindi voi dovete pensare e progettare anche in questo senso. Le altre due torte dovranno essere uguali fra di loro, una da viaggio, nel senso che ve la dovrete portare dietro, e un'altra che dovrete invece fare durante il concorso, esattamente identica a quella che vi siete portati dietro, perché così controlliamo se siete capaci a farla uguale. La differenza naturalmente dovrà essere sostanzialmente nella decorazione, perché una dovrà essere una decorazione pensata per la spedizione e un'altra per una potenziale vetrina e un cliente che viene a comprarla. Quindi che consigli ci dai? Ripeto, il consiglio è sempre quello di provare le cose, non improvvisare nulla, non aspettare la settimana prima di venire a Torino a concorso, provarla e perché no, sarà assurdo, ma quello da viaggio soprattutto speditelo a una vostra parente, a una vostra amica, insomma provate, testate tutto quello che fate, perché solo così avete la certezza che il lavoro sia veramente
porterete un lavoro che avete veramente pensato e ideato. Improvvisare poi si vede subito i difetti. Ragionare, nel senso, se è un dolce da viaggio non si potrà fare un dolce con la panna montata, anche perché un dolce da viaggio implica che non ha creme fresche, non ha panna montata, cioè andare sulle basi. Però, ripeto, tutti abbiamo bisogno delle basi, quindi partiamo di lì, fatevi un bagno di cultura sulle cose, quindi terminologie, caratteristiche, andate alla ricerca di qualcosa di particolare e pensate di fare un dolce sempre per gli altri e che deve piacere a tante persone, come nei concorsi, è inutile che pensate a un dolce che piace a voi stessi, perché non è detto che il dolce o le cardamomo che a te piace tantissimo e a tutti gli altri commensali te lo lasciano nel piatto, puoi pensare di mandare questo progetto in... Dovete raccogliere l'idea di mettere d'accordo, e come si dice, poi è la regola del pasticcere, trovare gli equilibri, quindi ricerca di trovare gli equilibri con le competenze, con la sensibilità e anche nel fare il dolce, trovate l'equilibrio che possa piacere a tutti. Qualcosa che è bello sicuramente potrà mettere d'accordo più facilmente, qualcosa che è buono magari diventa un po' più complicato, ma si deve fare, si può fare. Dove devono essere inviate le ricette è tutto scritto nel regolamento, quindi le dovete inviare esclusivamente via email a premio@pasticceriagiovani.it. Comunque trovate tutto nel regolamento. Per quante porzioni devono essere redatte, questo non ve lo dico perché dovete leggere il regolamento. Questo deve essere... Insisto su questa questione del regolamento perché è proprio c'è scritto tutto, ci abbiamo lavorato nel corso di varie riunioni e quant'altro in modo che sia tutto assolutamente chiaro. Poi tutte le domande, il regolamento si trova, noi l'abbiamo inviato a tutte le scuole direttamente a delle quali abbiamo i riferimenti, altrimenti si può scaricare direttamente dal sito di Pies, quindi associazione Pies, scritto piece.org. Lì potete scaricarlo, nel caso ci contattate, ci scrivete, ce lo chiedete tramite social, tramite tutti i nostri riferimenti e noi ve lo spediremo se non riuscite. premio@pasticceriagiovani.it, questo è l'indirizzo mail, è esattamente quello, bravissimo. Quindi qualunque cosa voi vogliate sapere, noi siamo assolutamente a disposizione. A questo punto cosa c'è da aggiungere dal punto di vista tecnico? Posso dire una cosa? Fate le domande anche col piccione viaggiatore, se non avete gli strumenti tecnologici, ma le domande, è come diceva Lucilla, il regolamento, perché è recente, la recente vittoria di Lione nell'esempio, è un regolamento nuovo dove implicava veramente un dolce nuovo che non era mai stato proposto di poterlo fare. Noi abbiamo dovuto imparare, perché voglio dire, c'è sempre da imparare, ma come professionisti da tanti anni che seguo Lione ho dovuto rimettermi completamente in gioco, e questo benedetto regolamento è stato poi secondo me l'asticella che ha fatto la differenza, perché si è trascinato, molti colleghi magari si sono trascinati, diciamo dei presidenti di altri club, hanno trascinato l'idea che sì, il regolamento era cambiato, ma se lo ricordavano quello vecchio, per anni e anni hanno messo avanti la loro esperienza, quello che qui in questo caso dico autocritica, hanno messo avanti l'esperienza piuttosto che fermarsi e cercare di formarsi sull'attualità. Quindi avevano chiesto una penalità per l'Italia, siamo andati in discussione, che poteva essere secondo me l'ago della bilancia che faceva la differenza. Io ho sollevato la questione, che ho applicato le parole del regolamento, in questo caso era che questo dessert particolare, dessert partagé, non si doveva trovare a temperatura negativa, mentre i ragazzi campioni del mondo mi hanno proposto di loro iniziativa di utilizzare una tecnica con l'azoto liquido, dove si va a timbrare con degli stampini metallici, tutto creato da loro, ideato da loro, si andava a creare questo effetto all'interno del dolce e congelava parzialmente la crema. È stata chiesta una penalità che poteva far passare e scivolare dal primo al terzo posto, ma siccome c'era scritto che il dolce non si doveva trovare a temperatura negativa, voi pensate, il dolce era sempre rimasto sul tavolo di lavoro, noi avevamo inserito il timbrino, quindi il dolce non è mai andato a temperatura negativa. E con questa escamotage di conoscenza del regolamento hanno fatto un dolce straordinario e i risultati sono visti. Quindi leggete il regolamento,
esattamente. Sì, il 13 febbraio. Sì, dilli. No, due cose velocissime. La prima è il bello di vedere le facce dei francesi terzi. Il godimento terrificante, veramente. E questo va bene. Dopodiché, io sono stato molto in silenzio, direi, perché è affascinante vedere la semplicità, come si riesce a fare una cosa del genere con questa semplicità. Cioè, credo che soltanto un Alessandro Dal Masso riesca a farlo, a rendere semplice una cosa di questo genere. Veramente è affascinante, non so neanche come descriverlo, perché voglio solo dire questo, oltre ovviamente a ringraziarti per il tempo che ci dedichi sempre. Questo... C'è ancora una domanda tecnica. Nel dolce è possibile usare l'alga spiruina? Perché no? Sì. Assolutamente sì. Se trova che sia Lucilla, sono Mencarelli. Eccolo qua. Professor Mencarelli. Puoi passare ad Alessandro se mi sente, non so se mi sente. Mi faceva piacere che Alessandro, che ringrazio per le lezioni già a suo tempo presso il Giolitti della Sfoglia e tutta la sua competenza, la sua gentilezza nel parlare, la sua competenza professionale, la pulizia eccetera che usa lavorando. Però voglio dire una parola dedicata agli allievi delle scuole alberghiere. Sto soffrendo un pochino, anche che sono in pensione da agosto, sul fatto che tutti cercano personale e noi abbiamo tanti allievi nelle scuole alberghiere. Allora Alessandro, ti volevo chiedere una cosa, lo stage è indispensabile per queste scuole che hanno ridotto tanto le ore di pratica. E dicevo, uno sprone, una parola a questi ragazzi di non aver paura ad affacciarsi dentro una pasticceria o dentro un ristorante dove anche i ragazzi di Pass 121 ci hanno fatto vedere delle cose meravigliose, oppure anche negli alberghi stagionali dove possono utilizzare i prodotti delle industrie per fare dei dolci fatti in casa, fatti in albergo, non avere paura di affacciarsi al lavoro. Ma in sostanza il pasticcere professionista cosa chiede allo stagista? Non che lui sia professionalmente tanto capace, ma soprattutto cosa? Forse la voglia di imparare, la voglia di affacciarsi a questo mondo meraviglioso. No, con puntualità, pulizia. No, Alessandro? Certo, ma allora guarda, sicuramente mi fa molto piacere gli interventi, soprattutto con i ragazzi. Sapete che non sono mai uno molto da palcoscenico, tendo sempre... Io dico sempre, non riesco a far tutto, quindi faccio delle cose in cui ci credo molto e mi trovo molto bene, quindi col club, questo è il demo per l'associazione PS, di cui sono direttore, sono felicissimo, perché a contatto con i giovani veramente danno un'energia vitale, è una naturalezza che magari non si riscontra più molto con gli anni che passano e via dicendo, ma è un'associazione come Ampi che mi permette di confrontarmi con i colleghi volenterosi di migliorarsi, che sono l'eccellenza della pasticceria italiana. Posso dire che tutti i giovani devono avere intanto l'umiltà, è la prima cosa, l'umiltà di voler imparare e l'umiltà di voler apprendere qualsiasi cosa che è il mondo della pasticceria, perché io ripeto, se finisco di lavorare tardi, sono tutti via a casa, finisco di fare un impasto, io la mia planetaria me la pulisco, cioè gli strumenti di lavoro li pulisco, non è perché, tra virgolette, Alessandro Dal Masso le lascia la mandino per il giorno dopo, uno perché mancanza di rispetto verso chi viene al mattino, e due perché trovo che assolutamente fa parte del nostro lavoro, quindi se noi amiamo questo lavoro amiamo tutto, da fare gli impasti, le decorazioni artistiche, lo amiamo a 360 gradi. E i ragazzi devono assolutamente affacciarsi con questo, non devono pensare perché non vanno in una pasticceria con un nome blasonato che non possono imparare niente. Il bagaglio di esperienza è fondamentale, poi ovviamente tutti gli ambienti di lavoro, ma in qualsiasi campo, in qualsiasi settore ci potrà essere un ambiente di lavoro più sereno, più ci possa dare un valore aggiunto in più, ma intanto l'esperienza è il valore aggiunto, non stare a casa. Lasciare il famoso telefonino in armadietto, si è al lavoro, da me è la regola principale, non si entra al laboratorio se non si lascia il telefonino, non si può continuamente essere distratti, noi
dobbiamo anche, tra virgolette, isolarci, abbiamo bisogno di isolarci, di apprendere dall'esperienza che stiamo vivendo. Non dobbiamo essere continuamente distratti, se no è solo tempo perso che noi andiamo a fare, andiamo a praticare del tempo perso, non andiamo a... E quindi, ripeto, ma con tutta l'umiltà anche del pasticcere sotto casa, purché abbia un'etica professionale nella comunità magari più avanzata, no? Molto moderno, non abbiamo questa spocchiosità, questa arroganza di aver visto qualcosa a scuola o sui social e quello lo riteniamo. Voi andate, fate esperienza e poi il mondo vi aspetta, avete tutta la vita davanti. Esattamente, tutte le esperienze servono, anche quelle negative paradossalmente, perché ti insegnano magari a come non si deve fare qualcosa, e quindi in ogni caso non è tempo perso, bisogna farne tesoro. Io a questo punto, prima di chiudere, grazie, oltre a ringraziare infinitamente tutti quanti, naturalmente ne approfitto per darvi appuntamento esattamente a lunedì prossimo, perché lunedì prossimo, come sapete, come vi avevamo già annunciato, comunque oggi diffonderemo anche i comunicati, faremo un'iniziativa, tutta una giornata di studio sulla pasticceria da ristorazione, con la formula, purtroppo non si potrà fare in presenza, quindi abbiamo usato la nostra formula mista con i professionisti che saranno fisicamente presenti all'Istituto Colombatto, che ringraziamo come sempre per l'ospitalità, mentre tutto l'evento sarà trasmesso in streaming come oggi. Quindi avremo due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, avremo due docenti che condurranno il discorso e saranno Domenico Di Clemente, che tu ben conosci, e Manuel Ferrari. Quindi sono due professionisti di primissimo livello con i quali si farà un discorso dal generale al particolare sulla pasticceria da ristorazione, su come trasformare ingredienti comuni in dessert di alto profilo, con due stili differenti, e si finirà con un discorso che viene raramente affrontato in riferimento alla pasticceria, che è quello della degustazione oggettiva. Quindi un discorso interessante per fornire degli strumenti tecnici per riuscire a valutare anche il dessert che abbiamo davanti. Io ne approfitto anche per invitare Alessandro Dalmasso, se potrà ritagliarsi 5 minuti per collegarsi in quel momento, perché visto che tra le altre cose uno degli ingredienti di cui si parlerà, lo anticipiamo, sarà il miele, e visto che il vostro dessert da ristorazione che ha contribuito anche a farvi vincere il campionato del mondo era appunto anche su questi temi, se avrai 5 minuti in cui descrivere questa esperienza, come è nata, come siete arrivati a costruire questo dessert, ti saremo estremamente grati. Ovviamente, se potrai, e compatibilmente con i tuoi impegni, magari ci fai sapere più o meno a che ora potrai, se puoi, collegarti, e sarebbe veramente per noi un onore enorme poterti sfruttare ancora. Certo, Lucilla, con grande piacere. Ecco, visto che parlavi di Lione, tutto, prima ho citato tutta la squadra, Giuseppe Amato, che conosci benissimo, era uno dei, per l'Italia era giurato della giuria speciale per il dessert da ristorazione. E Rebecca, grande traduttrice. Veramente bravissimo Giuseppe a svolgere il suo ruolo e anche i consigli che ha dato la squadra, perché sappiamo lui lavora in un ambiente a 3 stelle Michelin e la sua professionalità ormai è nota da anni, ed è veramente stato un piacere condividere con lui questa vittoria, anche per merito suo. Benissimo, quindi ti aspettiamo la prossima settimana. Livia, hai qualcosa da aggiungere? Aspettiamo tutti la prossima settimana, lunedì, sia nella sessione mattutina che pomeridiana. Grazie, perché è sempre costruttivo da tutti i punti di vista partecipare, essere protagonisti di queste masterclass, e grazie perché leggere le domande e percepire l'entusiasmo e l'ammirazione da parte dei giovani è veramente bello. Grazie. Dà un senso a tutto ciò che facciamo. Grazie a tutti veramente. Grazie. Ciao ragazzi. Anche i prof. Ciao, applauso virtuale. Ciao. E alla prossima settimana. Ciao Alessandro. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.